Che cosa rende una traccia di 3 minuti scarsi indimenticabile? Questa è la domanda che ci siamo fatti quando abbiamo ascoltato per la prima volta il cia-cia-cia dei Coltellacci dell'arrembante filosofo della musica Adriano Barghetti in gara alla Canzonetta dei Rioni 1982. Canzone inizialmente presentata dal filosofo della musica Adriano Barghetti alla Canzonetta dei Rioni, ma esclusa dalla finale per un ritmo eccessivamente discorde dalla canonica marcetta, specificata nel bando dagli organizzatori del concorso. Ben 16 anni dopo, il cia-cia-cia di Barghetti torna a far parlare di sé con un nuovo presidente del Carnevale, Elio Tofanelli, e il concorso Viareggi è una canzone di Stefano Pasquinucci e Mario Colzi, che la elevano a canzone ufficiale della 125esima edizione del Baccanale. Allora Adriano, intanto grazie di essere nostro ospite in questa trasmissione. Quando è che tu hai deciso di dedicarti alla musica e soprattutto perché? Ma dunque, in anni piuttosto lontanetti, Massimo, lo sai che noi non siamo più adolescenti, abbiamo qualche annuccio, ma ho deciso, ma neanche ho deciso di dedicarmi alla musica, diciamo che la sentivo come una cosa che mi apparteneva, l'avevo proprio nel sangue, ecco. Anche perché io sono figliolo di due pianisti, mio padre e mia madre erano pianisti tutti e due, quindi in casa mia c'era la Filarmonica di Berlino tutti i giorni, cioè musica, perché io suonava mia madre, suonava mio padre. E poi no, oltre a loro c'erano chiaramente tutte le amicizie che erano violinisti, flautisti, un'orchestra viaggiante, quindi via via si trovavano lì e provavano i pezzi, chiaramente tutti di musica classica. Io sinceramente non ci pensavo, anche perché forse era anche saturo di ascoltare musica, no? Poi così verso i 13-14 anni mi venne così il sospetto di essere capace di suonare, anche se non sapevo mettere le mani sulla tastiera. Siccome in casa c'avevo il pianoforte, ero convinto che funzionasse in una certa maniera, provai e vidi che funzionava così. Quindi te il pentagramma non lo conosci? Quando sono partito no, sì, sapevo cos'era, conoscevo la posizione delle note, però il solfeggio, queste cose qui, assolutamente no. Questo venne dopo, perché un amico di mio padre, che era un violinista, carissimo ricordo di lui, che si chiamava Renzo Barzotti, e si prese la briga proprio di venire 3 volte la settimana a casa mia a farmi fare il solfeggio per insegnarmi la musica. Perché lui diceva: è un peccato perché ti vedo molto portato, quindi la musica la devi imparare, devi suonare. E mi fece bene, perché io imparai allora veramente com'era la lettura musicale, tutto quanto. Provai poi col pianoforte e poi mi misi a studiare da me tutti i pezzi classici, insomma, era andato anche abbastanza avanti. Okay. Durante tutto l'anno sono un tantino nemico e poi l'aria di mare mi rende nevrastenico. Fa delle passeggiate alla Lecciona, almeno lì ci trovi l'aria buona. Purtroppo la pineta è diventata leta, fra pini e fra gli sprocchi c'è pieno di fifi. Figuriti, non dormo da pensieri. Figlioli. Quali sono stati i tuoi primi passi nel mondo della musica? Dunque, nel mondo della musica, diciamo, la prima occasione fu un complessino che mettemmo insieme a miei compagni di scuola, facevamo la seconda liceo e allora imperversavano i Beatles ovviamente, e noi decidemmo di fare questo quartetto ed erano precisamente io con la tastiera, che non era una tastiera elettronica come quella di ora, ma era un harmonium che avevamo fregato a San Paolino perché non c'era altri, cioè costava troppo, io me la potevo comprare. Poi c'era Cosimo Zei, l'avvocato, che suonava il basso, o la chitarra, non mi pare la chitarra. Poi c'era Francesco Milanesi, dentista, no, affermato, che suonava la chitarra. E poi all'inizio c'era Giorgio Giordano, cioè il DJ che purtroppo ci ha lasciato, che suonava la batteria. Giorgio però ci stette poco.
andò via e al suo posto venne Pieraccini, che era, faceva il batterista. E noi facemmo le nostre prime uscite, una al Margherita e una all'Hotel Royal, in occasione delle feste del club d'inglese che erano organizzate dalla nostra professoressa d'inglese. Io grazie a queste performance pigliavo 8 in inglese, che invece ero miccio, però insomma la professoressa mi adorava per queste cose. Senti, e quali erano i vostri, il vostro genere musicale, insomma, per intenderci? Ma guarda, io ti dico la verità, cioè ho avuto involontariamente un'educazione musicale molto classica. Io ascoltavo Bach, Chopin, Beethoven, Mozart, perché i miei genitori suonavano quella roba lì. Quindi ad essere sincero, la passione, il piacere di ascoltare la musica classica forse è ancora più, è prioritario rispetto all'altro della musica leggera. Chiaramente non ho potuto fare una carriera di pianista classico, perché era eccessivamente impegnativa, studiavo al liceo, poi all'università, quindi non ce l'avrei fatta. E poi sai, nella musica classica o diventi una cima o se no sei nessuno, insomma, ecco. Mentre nella musica leggera, che è più facile ovviamente, le mie piccole soddisfazioni me le sono levate, anzi è diventata anche un lavoro. E certo, i nostri punti di riferimento allora erano i Beatles e i Rolling Stones, insomma. Quindi sono stati loro gli artisti che vi hanno e ti hanno insomma influenzato? Ma direi di sì, cioè io adoravo i Beatles, per la verità, più che i Rolling Stones, e tuttora io via via anche su YouTube vado a cercare, no, qualche pezzo dei Beatles, me lo riascolto e magari lo risuono come si faceva, perché noi cominciamo suonando per la verità suonavamo a Whiter Shade of Pale, cioè, e poi sì, Procolarum, sì, e poi suonavamo Rain and Tears, suonavamo Michel, Aphrodite Childs, Rain and Tears, Childs, sì, esatto. E siamo partiti così, ecco. Dopo di lì, quello che era un hobby, un divertimento, un relax, poi in me si è trasformato in un mestiere, perché insomma io sono campato di musica sostanzialmente. Senti, nel 1982 presenti una canzone assolutamente nuova, non più la tradizionale marcetta legata al carnevale, ma il cia-cia-cia dei Coltellacci, e il Teatro Eden quella sera esplose letteralmente. Però successe anche qualcosa. Sì, no, cioè io avevo intenzione, perché le canzoni di carnevale, quelle precedenti, insomma, le conoscevo tutte, no? Però mi sembravano, insomma, un po' sempre ripetitive, ecco, tarantelle, marcette, eccetera. Belle, per l'amor di Dio, io mi metto in discussione. E sentivo il bisogno di inventare qualcosa di nuovo, anche per svecchiarla questa tradizione, per aprire un po' le porte verso il panorama della musica contemporanea. E di lì mi nacque l'idea di creare questo cia-cia-cia, che lo ritenevo un ritmo, che poi cia-cia-cia teniamo, cioè vecchio, la mia nosa di ora, no? Però nel contesto carnevalesco aveva una portata rivoluzionaria, e lo collegai proprio alla parola coltellaccio, perché coltellaccio con ciaccia si sposa abbastanza bene, e perché vedevo nel coltellaccio qualche cosa di ancestrale della nostra razza di Viareggini, cioè il nostro vivere nell'arena, come viene viene la prima mareggiata, chissà dove si va a finire. Ecco, ci vedevo questa simbologia e di lì nacque la canzone. Però la giuria non era dello stesso avviso, e tant'è che non la promosse. No, la giuria devo dire non l'accettò, perché era una canzone troppo fuori contesto, non tradizionale, eccetera. Però ci fu uno dei giurati, che era Sergio Bernardini, il quale disse: per me la canzone più bella è questa qui, ed è la più nuova, la più originale, eccetera, eccetera. Io, diciamo, mi appagai di questo verdetto, perché detto da Bernardini, insomma, era una cosa, no, che faceva piacere e onore. Poi comunque, vincere o non vincere, sai, è relativo. Io partecipo per divertirmi, poi se vinco è una bella soddisfazione, se non vinco a me piace di aver fatto qualcosa di interessante, di bello. E quando questa canzone esplose, io e i miei amici con cui eravamo andati in scena, che erano Silvio Paladini, Bobo Pasquinucci e Vincenzo Puosi, eravamo quasi a livelli dei Beatles, cioè avevamo la scorta, cioè ci venivano a strappacapelli, delle cose pazzesche. Quindi sono stati momenti veramente indimenticabili. E poi il grande piacere che mi fa è quello di lasciare alla città una canzone dove vedo che, insomma, ha 40 anni ora,
e dove tutti si riconoscono e tutti la cantano e sanno anche le parole. Il telegiornale è un confettino che ha preso il posto del bicarbonato, ma invece del benefico ruttino ti fa venire lo stomaco agitato. Così la digestione alla TV fa come il dollaro che va su e giù, s'aggiusta la pompa, si sfonda la prua, amici spettatori siamo tutti in una bua. E più sarà battamo a risparmiare e più c'è debiti da risanà. La morale è dentro il ritornello in fa maggiore, Tacabanda o Toscano direttore. Poi siamo tutti coltellacci che ad ogni marettone ci ritroviamo sempre nel mezzo all'avarone, ma per fortuna noi del mare di Viareggio possiamo di avere avuto un bel vantaggio. La nostra libecciata non è solo un vento, ma è una banda che ci stracca tra di me, ci dona per un mese l'illusione che tutto il mondo è fatto di carton. Così ogni coltellaccio la sua coltellaccia, finito questo ciaccia, con faccia più spurgata e meno brutta, nella solita pasta asciutta finirà. Con faccia più spurgata e meno brutta, nella solita pasta asciutta finirà. Cia cia cia. Che cos'è la musica per te e soprattutto che cos'è, che cosa rappresenta la musica del carnevale per te? Ah, la musica, sai, per me è una valvola di sfogo, diciamo, straordinaria, perché è qualche cosa che ti immediatamente ti crea un mondo parallelo, diverso a quello in cui sei immerso. Non ho nessuna difficoltà ad ammettere che in tanti momenti particolarmente tristi e disgraziati, insomma, della mia esistenza, tanto ce l'abbiamo tutti, è beato chi non ce li ha, e, ecco, non avessi avuto il pianoforte penso che sarebbe stata veramente dura, perché questo mi permetteva di isolarmi, di trovare una consolazione, di uscire, insomma, da depressioni, sofferenze, dolori vari che nella vita possono capitare. Quindi per me la musica è importantissima, insomma, fa parte proprio di me. Quant'è che non ti cimenti con una canzone di carnevale? Ma ti dirò che io non sono più apparso qui a Viareggio, l'ultima volta mi pare il 2011, no?
che poi non cantavo io, ma cantava Simone Rossi e la Samantha Giorgetti, cantarono la mia canzone e vinsero, tra l'altro. Perché io mi sono dedicato molto poi al Festival di Pietrasanta. Oggettivamente mi divertivo di più, non ho nessun problema. Perché mi divertivo di più? Perché avevo modo di fare l'arrangiamento, avevo carta bianca, facevo tutto quello che volevo, creavo insomma la mia composizione come realmente la volevo fare. E devo dire che a Pietrasanta mi sono levato tante soddisfazioni, perché in 19 anni credo che c'è lo sbrocco d'argento e non sono mai sceso dal podio, credo una volta sola, ho vinto 9 volte, quindi insomma, grazie anche a una cantante strepitosa come la India. E mi ci diverto da morire, ecco. E poi c'è un fatto che là c'è ancora lo spirito rionale, quartieristico, no? E qui insomma mi sembra un po' annacquato, piuttosto avvilito. Non solo il cia-cia-cia dei coltellacci, ma ci furono altri grandi hit che ti hai fatto legati al carnevale. Ma te senti, io qui, dunque io al contrario di tanti grandi cantautori, artisti, insomma, nazionali che hanno fatto decine di album, eccetera, io ne ho fatto uno solo e mi pare che sia uscito nel 91 e feci un CD grazie a Roberto Mocciatti, presidente della Misericordia, mio amico dall'infanzia si può dire, il quale mi disse: Adriano, voglio fare il disco con tutte le tue canzoni, quindi preparimi tutto il materiale, eccetera, eccetera. E io feci questo disco e è l'unico poi che io ho fatto e che raccoglie, mi pare, 8 pezzi, perché sono chiaramente tutti i miei più famosi: Coltellacci, Burla Tango, Minonne, Twist dei ragazzi, Vado nel Messico, Maschere a Caremiccio. Poi ci avevo messo Giù la maschera, che non ho mai sentita nessuno o poco, e Le lezzore, che era un altro branetto nuovo che avevo fatto. Ecco, questa è stata l'unica incisione, mi pare fosse il 91 o 92. Vecchi travicelli non si vedono più, c'è un soffitto blu, rosse mattonelle al pavimento non hai, è più elegante passo sul parquet, stoffa le pareti con sta cara però, povera le stanze che ho un bijou, fresche le facciate con l'intonaco cacchi. 16 anni dopo la presentazione del Cia-cia-cia dei coltellacci, che cosa succede? Succede che nel 1998, per il Carnevale di Viareggio, è un anno decisamente particolare, un'annata ricordata per il surreale corso alla rovescia e per la grande esibizione di Carlos Santana alla inaugurazione del Carnevale di Viareggio. Sul fronte cartapestaio vinse per l'ultima volta il maestro Silvano Avanzini con un capolavoro straordinario, spettacolare, Dario Fo, ma che male vi fo. Ti ricordi quella sera con Carlos Santana in Piazza Mazzini? È certo che me la ricordo, insomma, fu una cosa straordinaria, un'emozione fortissima. Eri della Fondazione Carnevale in quel periodo? No, anche tu. Dunque nel 98, no, non c'era ancora, io sono entrato mi pare alla fine del 99, nel 2000 sostanzialmente, però devo dire che il 98, a parte questo concerto che fu molto bellissimo, emozionante, ebbi anche l'emozione di vedere consacrata come canzone ufficiale del Carnevale di Viareggio il Cia-cia-cia dei Coltellacci, perché non era ufficiale. Io quando la presentai arrivai secondo, quindi vinse Egisto Malfatti con la Viareggio con Amore, no? Cantata da Egistino. Quindi per me fu una grande soddisfazione, ecco, vedere la mia canzone riconosciuta ufficialmente, però fu un riconoscimento d'ufficio e soprattutto voluto dal presidente Tofanelli, che era innamoratissimo di questa canzone e la volle consacrare. Oggi sui carri del carnevale, la musica di carnevale purtroppo non si sente più, perché ci sono le coreografie. E questo, caro Massimo, è un bel problema, perché da una parte non si può impedire ai carristi di creare una musica, o perlomeno di scegliere, insomma, una musica originare come colonna sonora del proprio soggetto, del proprio carro. È chiaro che se te mi ci metti un mascherone di Celentano, e viene naturale che tu ci metta delle canzoni di Celentano.
E così invece altri tipi di costruzioni spesso adoperano anche brani sinfonici, pezzi d'opera. E poi però c'è anche tutta questa invasione di techno, di musica da discoteca, latinoamericano, eccetera, eccetera. Ecco, lì io credo che bisognerebbe trovare una conciliazione tra l'esigenza di una colonna sonora originale, però ricordarci del Carnevale di Viareggio. Io sui carri farei la musica del Carnevale di Viareggio.